Oh, dunque, molto malissimo, sempre malissimo, io sono sempre più depresso, però bene o male riesco lo stesso ogni tanto a fare qualche video. Stamattina, sono a casa per vari impegni e siccome quegli impegni cominciano alle 9, ho il tempo per fare il video. Siamo anche in compagnia, della mia piccola Salomè, la vedete con la macchia scura, nera. Sopra il letto, no? Che con gli occhi socchiusi, prima aveva gli occhi aperti, peccato. Chissà se dopo verrà anche sulla scrivania a battere i tasti come fa abitualmente quando sono al computer. E ho rimasto l'ultima volta nella trattazione, diciamo, nella breve biografia scritta da Lippi di Clark Ashton Smith, dunque, un brano scritto da Alfred Galpin, l'amico di Lovecraft, il migliore amico di Lovecraft, riguardo appunto la produzione letteraria di Clark Ashton Smith, no? E leggiamo insieme le. Quello che riferisce Lippi su questo testo di Galpin, breve recensione, diciamo. Scrive poesia di forza e originalità straordinarie e i nostri occupatissimi letterati non si sono mai curati di lui all'infuori del suo stato, cioè la California. Il lungo componimento, The Ashish Eaters, cioè gli mangiatori di hashish, pronuncio hashish perché immagino che gli americani pronuncino così, però non sono capaci di pronunciare una parola straniera così come si pronuncia, or The Apocalypse of Evil, mi sembra il più grande nella letteratura del grottesco, ma non è il solo. Verso dopo verso, un componimento dopo l'altro, l'opera di Smith è contrassegnata dall'idioma di un'immaginazione creativa unica. Perché allora rimane sconosciuto? In primo luogo perché è stretto contemporaneo del gusto intellettualistico per il modernismo, cui il suo lavoro deve ben poco. Cosa allude? Quando io sento parlare di modernismo, penso all'architettura di Barcellona. In realtà, cioè, in questo caso, io ho già detto che Smith sembra ostile al mondo moderno, no? Cioè, classico il caso di Averroën, no? Che nel momento in cui si arriva alla rivoluzione francese, Averroën scompare dalla storia, perché quello che succede dopo, dal trionfo dell'illuminismo, dai principi dell'illuminismo, nella rivoluzione francese con la scomparsa dell'ancien régime e anche con l'inizio della scomparsa di tutta un'Europa monarchica, aristocratica, cristiana, no? Cioè la fine definitiva di tutto ciò che l'Europa moderna si era trascinata dal Medioevo, no, tutto questo non interessa più. È una persona legata al passato. Uno dice: ma un americano? Sì, perché tanti americani provano una profonda nostalgia per l'antichità e gli ruga da matti il fatto che l'America sia maledettamente nuova sul piano storico, no? Invidiano agli altri paesi il fatto di avere un passato remoto, ai paesi europei o asiatici, no? Che per loro poi assume un valore mitico. Quindi Smith non fa altro che precipitare letteralmente nel passato mitologico, un passato mitologico inventato da lui senz'altro, ma ispirato al passato dell'Europa e dell'Asia, no? Ispirandosi un po' al Mille e una Notte, cioè noi vediamo che l'ambiente è sempre a metà strada fra il Medioevo e l'antichità europei e l'antichità orientale.
Dunque, inoltre gli estimatori del grottesco sono pochissimi. E l'uomo medio di cultura, trovando gran parte del libro inferiore alle migliori possibilità dell'autore, passa avanti e così perde l'oro che è mescolato alla sabbia. Ma gli esempi di Poe e Beers tengono compagnia a Smith nella sua posizione di sottovalutato ed entrambi hanno largamente influenzato il suo modo di scrivere, senza però, secondo me, averne l'elevatezza e il valore. Il poeta concentra tutta la forza della sua immaginazione e del suo immenso, esotico vocabolario sui singoli versi, incurante delle regole dell'arte perfetta, lanciandosi nel suo fantastico mondo estraneo solo per farne resoconto, raramente per discriminare. Come Poe, egli è l'ubriaco invasato. Sì, penso che la definizione sia esatta. Non so se è come Poe, ma è un ubriaco invasato, questo senz'altro. Ma Smith è forse più naif, questo senz'altro, anche questo senz'altro, è molto più naif di Poe. Leggere il suo volume mi dà la stessa specie di diletto che mi affeziona ai drammi minori elisabettiani. Io ho letto qualche dramma minore di elisabettiano, anche visto in TV. È un paragone che faccio fatica a comprendere perché ovviamente Shakespeare può dare impressioni molto diverse, è così variegato, così vasto, così poliedrico che sinceramente non so se a una persona, cioè a una persona possa dare la stessa impressione che dà a un'altra. Ci si può vagabondare all'infinito, trovando ogni volta passaggi che ripagano dei brani meno originali. Naif, Smith è giovane, scrive con l'irruenza di uno scolaro, usando grandi parole, grandi immagini, grandi effetti che, se colgono nel segno, possono dare un risultato emozionante. Galpin era entusiasta di Smith, aveva già una predisposta, lo vedeva appunto da giovane, magari lo vedeva più promettente. Poi magari se avesse avuto modo di commentare tutta la carriera letteraria di Smith, magari sarebbe stato meno entusiasta. La necessità di mantenersi e provvedere ai suoi genitori, spesso malati, ne so qualcosa. Probabilmente anche a lui avranno rimproverato di convivere con i suoi genitori, no? Cioè che di essere mammoni, altri stronzi che non hanno capito niente perché la madre dell'imbecille è sempre incinta, induce Smith a tornare alla narrativa. Beato lui, beato lui. Io invece la narrativa, cioè non posso diventare uno scrittore a tempo pieno proprio perché devo stare dietro ai miei, io devo fare l'operaio, devo stare dietro ai miei genitori, di conseguenza non ho il tempo per scrivere, pochissimo, no? E se faccio una pagina al giorno è già tanto, è un evento eccezionale. Nel 1928 esce il primo racconto scritto per Weird Tales, The Ninth Skeleton, il nono scheletro. A questo seguiranno un centinaio di testi più o meno brevi. Col tempo tenta anche il campo della fantascienza e comincia a scolpire, dipingere e disegnare, accumulando negli anni una notevole produzione, sempre beato lui. Il decennio d'oro della narrativa è quello che va dal 1928 al 1938, cioè guarda caso gli stessi anni in cui più o meno gli stessi anni, non esattamente gli stessi, ma più o meno, in cui Lovecraft scriveva il ciclo di Cthulhu, no? Che è cominciato nel 1926 ed è proseguito fino alla morte nel 1937. Più alcuni periodi di ripresa che verranno. Nel 1933 invia il racconto The Colossus of Ilurn alla Universal di Carl Laemmle, che gli ha sollecitato materiale narrativo per un film horror.
Poi quale film horror, magari avrebbe potuto dirlo, no? Così uno aveva un'indicazione, cioè poteva curiosare riguardo a questo film horror, saperne qualcosa, magari sarebbe stato interessante, no? Invece Lippi non ce lo dice. Mi viene da dire una parolaccia, però dato che sono in luogo pubblico, cioè sono in casa mia, ma come dico sempre, YouTube è il balcone di casa propria, è proprietà tua, è il tuo appartamento, ma esposto al pubblico. Cioè, parlare su YouTube è come parlare dal balcone di casa propria. Allora, quella parolaccia non la dico per non farmi sentire per la via, per le vaste vie di YouTube. Però, insomma, non è così che si fa. No, non è così. L'avessi scritto io, scusate, ma avrei avuto la gentilezza di informare il lettore qual era questo film horror. Cioè, mi sembra un dato importante. Fai un saggio di critica letteraria, dai dei dati completi, non a metà. Il progetto si arena qua. Ah, ecco, vabbè, si era arenato, però lo stesso glielo avrei detto, no? Perché magari in ogni caso la cosa avrebbe potuto contenere informazioni interessanti, magari riguardo il regista, che poi magari ha fatto altri film horror che in qualche modo erano legati. Progetto si arena quando il Lime subentra una nuova direzione. Nel dopoguerra comincia un periodo di declino produttivo. Ma già negli anni 40 la sua narrativa si è sensibilmente rarefatta. No? Guarda caso, dopo la morte di Lovecraft, lui ha cominciato a produrre di meno. Coincidenze, sì, probabilmente. O forse semplicemente cioè, risentivano entrambi gli autori di un ambiente, dell'ambiente letterario. Ma può darsi anche che il fatto che non avesse più magari un interlocutore valido come Lovecraft, magari l'avesse un po', come dire, depresso forse, cioè quando un artista si deprime produce di meno. Ecco, la mitologia dell'artista depresso, che proprio perché depresso sfoga la sua depressione nell'arte, guardate, è solo uno stereotipo, è un'immagine, no? Che viene dal mito dell'artista maledetto, l'artista figura maledetto, no? L'artista semplicemente è una persona disturbata, che ha dei disturbi della personalità, no? Fra i quali ci può essere la depressione, e quella è la cosa peggiore, perché la depressione uccide l'arte. Così come uccide qualsiasi altra cosa, i rapporti sociali, la sessualità, tutto quanto. Dunque, nel 1953 soffre di un attacco cardiaco. Vive da solo dal 1937, anno della morte del padre. Guarda caso, altra coincidenza, il padre è morto. Nello stesso anno in cui è morto Lovecraft, no? Cioè, è morto, diciamo, il padre spirituale della letteratura horror del Novecento, e muore anche il padre biologico di Smith. E nel 1954, quindi molto tardi, decide di sposare Carol Dorman, con la quale abita per parte del tempo a Pacific Grove. Quindi sarà un paesino, un paese una cittadina della costa californiana, dato il nome Pacific, cioè Pacifico. Nel 1957 la vecchia casa di Indian Ridge, che credo che significhi frontiera o limite indiano, brucia in un incendio e Smith si trasferisce definitivamente in casa di Carol, che è già stata sposata e ha 3 figli. Classiche situazioni americane, divorzi, famiglie alternative. Morirà per un nuovo attacco cardiaco il 14 agosto 1961, quindi esattamente un anno prima e 4 giorni. 5 giorni prima di me. Io sono nato il 19 agosto
19 agosto 1962. Non credo di essere una reincarnazione di Smith. Cioè, magari lo sono, perché ho detto, come se lo sono, evidentemente, finita la prima vita, ho detto, come scrittore facevo schifo, datene un'altra in cui magari riesco ad essere uno scrittore migliore, e invece è stato un disastro anche quello, no? Disastro nel senso che non ho avuto il tempo per scrivere. Da notare anche che nel 1961 si suicidò Ernest Hemingway, no? Quindi è stato un anno disastroso. È stato anche l'anno di Yuri Gagarin, il primo che ha raggiunto lo spazio. È stato evidentemente un anno un po' particolare. Prima di vedere pubblicati gli ultimi volumi dei suoi racconti per i tipi di Arkham House, no? La casa editrice che prende il nome da, appunto, dalla città inventata da Lovecraft. Una piccola ma battagliera casa editrice specializzata nel recupero dei migliori autori fantastici dalle pagine dei pulp. Pulp al tempo erano, cioè, fatti con la polpa di carta. Adesso non mi ricordo bene, ho letto un articolo. Ma diciamo che erano i pulp, erano i romanzi d'appendice dell'epoca, i feuilleton dell'epoca, no? E di fatto, Smith è un romanziere di feuilleton del Novecento, feuilleton fantastici. Si chiude un'era. Bisognerà che passino eoni e kalpas prima che torni un clima del genere e che il Weird Tale, il racconto strano, no? Letteralmente tradotto in italiano, Weird Tales, tale significa racconto strano, racconto del bizzarro. Questa bizzarria letteraria del secolo di Poe e quello di Lovecraft Smith si affaccia di nuovo con lo spirito fine che ne ha caratterizzato l'incarnazione nei secoli XIX e XX. Aspetteremo. E dunque, Lippi, svegliati un pochettino, perché sinceramente io penso che le creepypasta di YouTube e di altri social network sono un po' il ricicciamento del Weird Tale, no? Magari in forma più dozzinale, più appunto sbarazzina, una roba fatta da ragazzini, no? Possiamo co considerarlo anche prodotti deteriori, tutto quello che vuoi. Però è l'occasione per, cioè, se ci si mettesse un romanziere di quelli tosi, infatti ci ho pensato anch'io alle volte, di fare degli audiolibri con creepypasta inventate da me. Dico, è l'occasione, no? E quelli sarebbero proprio Weird Tale, cioè racconti del bizzarro, no? Almeno a mio avviso, magari qualcuno direbbe no, non c'entra niente, non è la stessa cosa, può darsi, insomma, però io come idea la suggerirei. Dunque, 5, finita la biografia di Smith, arriviamo anche alla conclusione del saggio, poi potremo passare alla lettura di qualche racconto vero e proprio. Questo volume, l'ultimo capitoletto, no? Parla di questo volume. In Atlantide e i mondi perduti sono racchiusi nella loro completezza alcuni dei maggiori cicli narrativi smithiani, da quello eponimo alle serie che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti. L'edizione su cui sono basate le traduzioni tutte nuove è quella in 6 volumi curata da Scott Connors e Ron Hilger tra il 2007 e il 2011, è pubblicata da Nightshade Books, cioè libri dell'ombra notturna. Comunque sappiamo che esiste un'edizione dell'Opera Omnia, perlomeno in inglese, ci mancherebbe altro, in italiano figuriamoci, ma in inglese c'è, di San Francisco. Vedi la bibliografia. Se comprate il libro, ecco, potete vedere la bibliografia, nella bibliografia l'Opera Omnia di Smith in inglese. Non è la prima, ma è la più esaustiva raccolta, a essere fondata sia sulle precedenti edizioni a stampa che, dove possibile, sui manoscritti dell'autore, conservati in buona parte alla Brown University di Providence, guarda caso, Rhode Island, no? Cioè, questo fa dimostrare anche la maggiore levatura di Lovecraft. Dov'è che gli originali sono
le edizioni a stampa sono conservate a Providence, alla Brown University Providence, tra l'altro, nel fondo Smith della John Hay Library. Numerosi sono i racconti in cui sono stati reintegrati i tagli richiesti a Smith dalle riviste, in modo che questa risulta la prima edizione italiana integrale, no? Cioè questo libro è speciale proprio perché non ci sono i tagli che quei figli di puttana degli editori gli avevano imposto. In calcio ogni testo è dato conto in sintesi delle vicende editoriali, precisando se e come il testo sia stato restaurato. Il materiale è diviso in parti corrispondenti ai diversi regni fantastici smithiani. Di ogni testo è fornita in fondo sia la data di pubblicazione che quella di effettiva composizione. Una corposa bibliografia chiude il volume, quindi perlomeno per quanto riguarda la bibliografia potete avere, spero, insomma, un'ampia documentazione, anche se insomma questa biografia fatta da Lippi a me sinceramente mi delude molto, perché avrebbe potuto dire di più, insomma, fin dei conti non è che si sappia molto, si sia capito molto, si sappia molto della vita di Smith. Comunque qui chiudo e alla prossima vedremo di cominciare a leggere qualche racconto. Arrivederci.